Due pizzerie sugli scudi, due pizzerie di Chieti, protagoniste a Pizza in Tura al Parco Sabucchi di Pescara all'interno della pizzeria La Scuderia. In giuria a presiedere la commissione Mimmo D'Alessio dell'Accademia Italiana della Cucina. 9 elaborati in gara, ma com'è andata? Molto bene, 9 professionisti, tutti molto bravi, con delle pizze favolose che danno veramente un segnale che l'Abruzzo a pizze non è secondo a nessuno. La pizza firmata Fermenta, che ha siglato il primo posto, cosa aveva di più rispetto alle altre? Ma intanto una pizza particolarissima, molto buona. Denominata Santo Abruzzo. Santo Abruzzo perché proprio ha dedicato questa pizza ai prodotti più importanti dell'Abruzzo, al pecorino, alla ventricina, per cui aveva quel valore aggiunto, perché il pizzaiolo è anche un ambasciatore del proprio territorio, quindi deve cimentarsi con dei prodotti del territorio e renderli gradevoli, renderli importanti, renderle delle icone anche sulla pizza. I vini ad accompagnare queste pizze, anche se in molti preferivano la birra, quindi si propone il solito dilemma di sempre: con la pizza il vino o la birra? La pizza è un attore protagonista, può fare un monologo, può essere buona anche senza nessuna bevanda, e tutte le bevande possono essere da corollario alla pizza, per cui vino, birra, ma anche acqua oppure bibite. La pizza è davvero un piatto unico? Beh sì, può essere, è un piatto unico, e noi dobbiamo cominciare a pensare che se la pizza è ben lievitata e ben fatta, bastano pochi ingredienti per rendere davvero un piatto sapido e che ci può accompagnare per recuperare le energie della giornata. Ma in definitiva poi cosa fa la differenza nella preparazione di una buona pizza? Beh, sicuramente la lievitazione e poi il tipo di farina. Molti pizzaioli purtroppo preferiscono delle farine facili, molto elastiche, che non sono della nostra tradizione, e poi la pizza non si ferma in pizzeria ma continua a lievitare dentro i nostri stomaci quando torniamo a casa, e quindi non è proprio del tutto digeribile. Credo che proprio la differenza la faccia il tipo di farina e il tipo di lavorazione.